Ritorniamo qui su Video Nola con il secondo tempo della sfida fra Borussia Dortmund e Inter della Super Jack Cup 2014. Ricordiamo il punteggio provvisorio alla fine della prima frazione di gioco, è maturato un 6-1 a favore dei gialloneri a scapito dei nerazzurri, che erano anche passati in vantaggio. Giorgio, cosa ti aspetti da questa seconda frazione di gioco? Ma guarda, come ha giustamente detto il direttore di gioco, mi aspetto una voglia di rivincita, una voglia di rivalsa da parte dei nerazzurri, che sono stati fin troppo passivi in questa prima frazione di gioco. Però una voglia di rivalsa che per il momento non si concretizza, perché arriva la settima segnatura del Borussia Dortmund, 7-1 dopo pochissimi secondi di gioco, e penso alla prima azione di questa ripresa. Il Borussia Dortmund allunga con un fendente dalla fascia destra e si porta a 7 marcature, 7-1 il provvisorio. Infatti sono stato immediatamente smentito da Gonippo, che con un bel diagonale ha battuto il portiere alla sua sinistra. Mentre qui prova a lanciare il compagno, il numero 9 del Borussia Dortmund, si tratta di Esposito Giuseppe, che non riesce ad arrivarci. Intanto vedo che l'Inter sta ruotando molto i suoi uomini, nuovi ingressi anche in questa ripresa di gioco, invece De Sena e Ambrosino continuano a giocare. Due calciatori che non sono partiti nella formazione titolare, ma che tuttavia stanno collezionando minuti importanti in questa prima uscita ufficiale del trofeo Jack 2014. Credo che in questo momento l'Inter stia cercando un giusto equilibrio tra i suoi uomini. Speriamo possa avvenire il prima possibile per lo spettacolo, però guarda, dopo questa azione posso dire che forse l'Inter ha trovato il giusto equilibrio, però sempre attenzione in difesa ai movimenti rapidi di quelli in giallo. Sì, c'è da dire che questa azione rappresenta un primo timido segnale di ripresa da parte dell'Inter, azione che tuttavia non si è concretizzata, ma ha portato a un tiro terminato di poco a lato dell'estremo difensore del Borussia Dortmund. Intanto c'è un ottimo palleggio da parte dei gialloneri, che gestiscono il pallone sulla linea difensiva con il Pipele, l'estremo difensore che viene chiamato in causa. Palleggio che tuttavia viene interrotto da un break di De Sena, che tenta il tiro nonostante una palese condizione di superiorità numerica, e Giorgio ci ha provato. Sì, ci ha provato, anche perché Lazzaro è stato bravo lì a riconquistare quel pallone, però è stato forse un po' troppo lento a cercare la conclusione, o forse il passaggio verso un compagno libero. Negli ultimi secondi si assiste a un Inter che si sta proiettando molto più spesso in attacco e un po' più padrona del gioco. Forse è la strada buona per recuperare il punteggio? Me lo auguro per la spettacolarità del match, me lo auguro per la voglia di vincere di entrambe le squadre. Speriamo sia un bel secondo tempo, dai. E a scapito dei nerazzurri c'è sempre un Tortora scatenato, che ha provato il break solitario, tuttavia è stato sfortunato, è stato chiuso bene dai difensori dei nerazzurri, che adesso tornano ad amministrare il pallone nella metà campo difensiva del Borussia Dortmund, e guadagnano un calcio d'angolo De Sena ad incaricarsi della battuta. Palla corta messa in mezzo, era uno schema per liberare lo stesso De Sena al tiro, tuttavia non si concretizza, e arriva il contropiede del Dortmund, che tuttavia aggancia male la palla. Bravo, Tortora, e qui si sfuma. Lazzaro ci ha provato qui, è stato bravo, deve carburare, deve continuare a giocare così, perché lui ha grosse potenzialità, ce la può fare. E un po' alla volta sta anche migliorando la sua precisione, in quanto ha centrato lo specchio della porta, ma è stato ottimo il portiere del Borussia Dortmund a deviare per due volte in calcio d'angolo. Adesso rimessa laterale in posizione molto importante, sempre De Sena a gestire palla, cerca una soluzione offensiva, prova a liberare il destro, ma viene ottimamente chiuso dal Borussia che riparte. Guarda, Lazzaro è un buon diesel, quindi ha bisogno solo di riscaldarsi. Poi per quanto riguarda il Borussia è sempre pericolosissimo nei contropiedi, perché ha giocatori di alta scuola, di alta classe, quindi bisogna fare attenzione.
Intanto torna in difesa Fornaro dopo qualche minuto di pausa concesso da mister Spina, e assistiamo anche al ritorno di Gonippo, che appena entrato nella prima frazione di gioco è subito andato a referto segnando a conclusione di un'ottima azione offensiva del Borussia. Sì, guarda, ha inciso molto Vincenzo Gonippo quando è entrato, subito uno scavino, non è andato a segno, poi la rete, poi in apertura secondo tempo un bel diagonale che ha permesso il 7-1 al Borussia Dortmund. Intanto continua a provarci il Borussia, diciamo che sta gestendo il risultato, ma quando c'è l'opportunità si proietta subito in avanti, come in questo caso, e Tortora segna la rete dell'8-1, Borussia Dortmund 8, Inter 1, e Tortora cala il pokerissimo. Tortora stasera inarrestabile. Calcio d'inizio a seguito della segnatura del Borussia Dortmund di cui si incarica la compagine nerazzurra, che torna a gestire palla a ridosso della linea difensiva del Borussia Dortmund, ma ennesimo tiro fuori, deviato in angolo. Attenzione. Niente, nulla di fatto anche in questo caso, non si riesce a creare pericoli per la porta del Borussia Dortmund. Guarda, credo che l'Inter stia sciupando troppe occasioni, mentre Nunzio qui con grinta ci prova, si guadagna un altro calcio d'angolo l'Inter. Mette molto in difficoltà Vecchierelli, che scende bene a coprire la parte bassa della porta e devia in angolo che non si concretizza. E l'Inter prova un'altra volta a proiettarsi offensivamente, sempre in modo poco efficace, guadagnando calci d'angolo su calci d'angolo. Arriva un altro calcio d'angolo qui, come già detto, a rischio di essere ripetitivo, ma l'Inter non riesce a sfruttare queste occasioni da calcio d'angolo. Si intestadiscono nel dribbling, non cercano il compagno e poi corrono il rischio di beccarsi veloci contropiede, perché come in questo caso in difesa c'è uno o addirittura zero giocatori. E addirittura un rapido scambio libera Peccerella, che prova a metterla in mezzo a favore di Fornaro, ma non si concretizza al meglio questa trama offensiva istantanea che ha creato il Borussia Dortmund, che si sta rendendo autore di contropiedi fulminei. Mentre sì, adesso torna Umberto Nappi a provare il tiro da fuori, anche lui molto sfortunato oggi. Umberto Nappi, che nella prima frazione di gioco mi è sembrato troppo solo lì davanti. Per quanto riguarda i contropiedi del Borussia, sono sempre una bellezza, però c'è anche da dire che l'Inter quando attacca, attacca tutti insieme, con tutta la squadra a testa bassa, non preoccupandosi poi degli ulteriori contropiedi, visto anche il risultato. Sì, infatti la fase difensiva dell'Inter negli ultimi minuti di gioco è praticamente nulla, perché la squadra è totalmente proiettata in avanti, e c'è da dire che Peccerella ha riposato parecchio durante la prima frazione e adesso è pronto a colpire anche lui. Sì, qui si è guadagnato, l'Inter si è guadagnato questo fallo, però il numero 5, nello specifico Felice Nappi, la stava facendo grossa. Se non fosse stato per il fischio dell'arbitro, ci sarebbe stato un 2 contro 1 Borussia-Inter. Intanto Vecchierelli continua ad alzare il proprio muro davanti alla porta, a scapito degli attaccanti nerazzurri. Sicuramente a fine partita, andando avanti di questo passo, riceverà un voto altissimo da parte degli addetti ai lavori del trofeo Jack. Ma guarda, ti ripeto, Vecchierelli è partito male, mi ha anche un po' fatto forse non una bella impressione, però decisamente si è ripreso, ha calato la serranda, e per gli attaccanti dell'Inter è veramente difficile fare gol. L'Inter è praticamente in possesso della metà campo avversaria, ma al massimo si riesce ad arrivare a un 10 metri dalla porta e si tira, poi non si riesce ad essere efficaci proprio nel cuore dell'area avversaria. Sì, ci provano, però spesso e volentieri sono sfortunati, come in questo caso Lombardi col sinistro l'ha mandata alta. Sono sfortunati e anche forse
un po' intristiti dal risultato. Beh, certamente col passare dei minuti diciamo che le motivazioni vanno a sfumare, anche perché il Borussia Dortmund continua a gestire palla in modo molto molto efficace, e si segnala anche il ritorno di Foglia in campo, che supera bene un uomo avversario, prova ad imbeccare Peccerella, ma c'è la pronta chiusura di Capitan Napolitano a togliere le castagne dal fuoco. Oggi Foglia è stato decisivo per buona parte delle reti di Felice Tortora. Forse non si è fatto vedere molto in zona gol, ma il suo piede ha fornito molti assist per le altrettante reti del Borussia. Ipotizziamo un Foglia fantacalcisticamente molto molto valido, perché oggi si è calato perfettamente nella veste di assist man a favore di Tortora. Assolutamente, si fioccano e più uno. Intanto torna l'Inter in proiezione offensiva, stavolta con Vincenzo Lombardi, il cui tiro viene impattato dalla difesa giallonera e si sviluppa un calcio d'angolo. L'Inter arriva vicinissima al gol, alla sua seconda marcatura di giornata con Nappi, pallone che sfila lemme alla destra della porta e del montante della porta, difesa da Vecchierelli. Intanto ennesimo contropiede offensivo, stavolta è Foglia e non sbaglia. Foglia in sacca di sinistro, la segnatura, la sua prima marcatura di giornata, se ricordo bene. Dopo tanti assist arriva il primo gol di Foglia e il gol del parziale 9-1 a favore del Borussia Dortmund. E chi fa l'assist a Foglia in questa occasione? Felice Tortora, che gli cambia a favore. Beh, direi che arrivati a questo punto può considerarsi ipotecata la Super Jack Cup 2014, che ne pensi, Giorgio? Guarda, 8 gol di scarto sono veramente tanti, però nel calcio non si sa mai. È vero, sì, forse per perdere la partita il Borussia deve suicidarsi praticamente, però non è mai detta l'ultima parola fino al fischio finale. Servirebbe un cosiddetto harakiri, come si dice nella cultura orientale, ma penso che sia un'ipotesi abbastanza improbabile, anche perché Foglia continua a confezionare assist per Tortora, per Peccerella, per il Borussia Dortmund, un importantissimo terminale offensivo che fa girare palla e continua a fare gioco. Intanto calcio d'angolo dei gialloneri che non si concretizza. Sì, Foglia indubbiamente è l'uomo in più per questo Borussia, l'uomo d'esperienza che anche di prima, anche forse un semplice passaggio te lo fa con grande classe. Ancora Foglia con la palla al piede, prova a servire Tortora, fallo dell'Inter, punizione al limite dell'area che il capitano potrebbe dell'Inter rivelarsi molto molto importante per fare cifra tonda. Vediamo un po' chi si appresta alla battuta rapida di Tortora per Foglia, il tiro impattato, di nuovo Foglia, palla al piede, ne ha due e non si concretizza, rimessa laterale per i gialloneri. Ancora Foglia, Tortora per Peccerella, di poco alto alle spalle di Dambra. Adesso l'Inter sembra anche abbastanza demotivata, non c'è più quella predominanza territoriale che poi non si è concretizzata, però vedo i giocatori nerazzurri abbastanza demotivati, molli. Guardi, oh sì, non posso che darti ragione, Giando, perché sono decisamente demotivati. Non mi aspettavo una debacle così dai ragazzi nerazzurri, sono sicuramente molli, ma mi auguro che possano andare in rete. Dortmund che gioca addirittura sul velluto, che prova a tessere delle ottime trame con Foglia, Tortora e Peccerella, si trovano alla perfezione i tre, formano veramente un ottimo terzetto. Vecchierelli continua imperterrito a murare le conclusioni nerazzurre. Si sta decisamente aggiudicando la palma del migliore in campo. Il capitano nerazzurro Napolitano prova ad impostare il gioco, ma Peccerella è attento, Tortora ancora per Peccerella, che prova a liberare il destro e c'entra il montante. Che tiro, ennesimo montante, ma stavolta è rete di Tortora per il 10-1
del Borussia Dortmund. Quanti ne ha fatti Tortora? 6? Ne ha fatti sicuramente tanti. È stato precisissimo, sotto porta, freddo, cinico, e sicuramente per quanto riguarda il Borussia è lui l'uomo, il migliore dei suoi. Il gesto di Pecerella meritava ovviamente miglior fortuna, un ottimo fendente di destro a giro. Ottimo gioco di gambe da parte di Pecerella, che abbiamo già imparato a conoscere per i suoi dribbling, e poi lo splendido tiro che si va a spegnere all'incrocio dei pali. Intanto anche in fase difensiva il Borussia si dimostra molto molto attento, con Caccavale che sventa ogni pericolo. Foglia tenta di servire in profondità il solito Tortora, ma Napolitano è attento. Attenzione ancora Foglia, approfitta di un errore di impostazione. Tortora, Foglia, doppio scambio. Il tiro e D'Ambra scende bene. Attenzione, Foglia tenta un lob. Un lampo di classe da parte di Foglia. Come già detto, l'uomo in più, l'uomo con più esperienza. Ma da dire che in questa serata il migliore in campo e la palma del migliore dei suoi va sicuramente a Tortora. Beh, diciamo che nel caso dello scegliere il migliore in campo, io penso che ci sarebbero degli ex aequo, nel senso che Tortora ha finalizzato, Foglia ha confezionato, ma là dietro c'è un portiere di assoluto valore che stasera ha parato di tutto tranne il primo tiro. Allora guarda, direi proprio in ballottaggio la coppia Tortora-Foglia e il portiere Vecchiarelli. Ultimi minuti di Accademia con Mister Spina, che si tiene caro il risultato e non concede turnover ai propri titolari, che stanno oliando e rodando al meglio i meccanismi di gioco, meccanismi che sono parsi già abbastanza efficaci e ben congeniati. Cosa ne pensi, che c'è stato magari del lavoro in fase di preparazione alla Supercoppa del Jack? Ma guarda, il Borussia forse non ha tanto bisogno di oliare i propri meccanismi, perché la rosa del Borussia è veramente molto competitiva, fatta da grandi nomi, grandi calciatori, e quindi è una squadra che può solamente dare spettacolo in campo. Sfera che dà l'illusione del gol, ma termina in calcio d'angolo battuto da Foglia in collaborazione con Tortora. Napolitano per l'Inter prova a ripartire in profondità, ma Pecerella è molto molto attento a sventare il pallone destinato a Nappi. Pecerella, Foglia, Tortora prova il tiro ma non riesce. Pecerella libera il destro, murato da un difensore nerazzurro. Di nuovo Foglia, palla sul destro, sinistro, ottima triangolazione con Tortora, e Foglia segna di mancino il gol dell'11-1. Si sprecano gli aggettivi per la magica coppia che stasera ha illuminato la partita di Super Jack Cup, risultato in cassaforte oramai. Penso che sia un chiaro messaggio lanciato dal Borussia Dortmund a tutte le altre compagini impegnate quest'anno nel trofeo Jack: i gialloneri sono pronti a dar battaglia con un ottimo impianto di gioco. Indubbiamente sono pronti a confermare il titolo di campioni, hanno una rosa veramente competitiva. Sfortunati ragazzi dell'Inter che sono capitati in questo tornado mangia tutto. Giorgio, secondo te l'Inter esce ridimensionata da una sconfitta del genere, oppure può capitare di steccare la prima? Guarda, assolutamente può capitare di steccare la prima, anche perché di fronte si trovavano sicuramente giocatori di livello. Non è sicuramente un banco di prova ultimo per l'Inter, che ha buone basi, ha buoni giocatori, non deve demoralizzarsi. Io penso che alla fine dell'incontro, valutando attentamente le statistiche, si potrebbe analizzare che i passaggi del Borussia Dortmund, risultano conseguiti efficacemente, penso per oltre il 90%, perché c'è sempre un ottimo palleggio a scanso di qualche imbeccata in avanti ardita. Diciamo che in fase di costruzione il Borussia Dortmund sta rivelandosi praticamente perfetto, e poi c'è Vecchiarelli che, tanto per cambiare, ne para un altro. Tanto per cambiare, ha dimostrato a tutti stasera che è un grande portiere, che sulla prima rete dell'Inter forse era distratto, forse era freddo, contratto,
ma durante la partita ha poi ribadito più di una volta che è lui il portiere più forte. Qui Caccavale è stato molto molto attento in fase difensiva a concedere il sinistro, cioè il piede meno nobile di De Sena, che altrimenti si sarebbe involato al tiro e per Vecchiarelli sarebbero stati dolori o perlomeno situazioni difficili da controllare. Intanto l'Inter di nuovo palla al piede, prova a manovrare ma Peccerella luba un altro pallone e di sinistro trafigge D'Ambra per il 12-1. Guarda, qui Peccerella ha esibito un sinistro veramente chirurgico alla sinistra dello sfortunato portiere dell'Inter, che non ha potuto nulla. Terrificante la conclusione, il fendente di sinistro, e Peccerella dimostra di avere entrambi i piedi caldi, destro, sinistro, in qualsiasi modo si riesce a portare in avanti, a concretizzare a rete. Assolutamente sì, Peccerella ha dimostrato stasera di essere un calciatore a livello del Jack. Da dire, voglio spendere una parola in favore di Lazzaro, che ha un destro veramente potente, e lì è stato bravo il difensore a concedergli solo il piede più debole, perché col destro per Vecchiarelli, nonostante la splendida prestazione, sarebbero stati dolori. Ed è una tattica, diciamo, studiata da tutta la squadra del Borussia Dortmund. Ho visto adesso anche Peccerella che ha concesso il sinistro a De Sena. Indubbiamente col passare degli anni, ricordiamo che il trofeo Jack è giunto alla sua quarta edizione, indubbiamente col passare degli anni finisci per conoscere i tuoi avversari e per provare a contrapporti in modo molto più efficace. Intanto altra proiezione offensiva del Borussia Dortmund, con Caccavale che meriterebbe il gol in questa ripresa. Sì, Caccavale ha giocato bene, il numero 3 del Borussia Dortmund. Guarda, meriterebbe la rete, però è un risultato già abbastanza duro per i ragazzi nerazzurri, che meriterebbero forse di andare a farsi la doccia, ma non per loro demerito, ma per semplice sfortuna. Anche perché il Borussia è veramente molto forte. C'è da dire che nel quintetto del secondo tempo Caccavale ha fatto il lavoro più oscuro, un lavoro di difesa molto molto ordinato, e ha saputo disinnescare al meglio le percussioni offensive, ora di De Sena, ora di Nappi. Intanto un po' di turnover da parte del Borussia Dortmund, che lascia riposare in panchina Foglia e Tortora, e direi che se la sono meritata un po' di tempo a rifiatare, e ha schierato in campo Esposito, che ha iniziato la ripresa, ha riposato, adesso è tornato qui per provare a rendere ancora un po' più rotondo il risultato. Guarda, su Caccavale ti dico che i giocatori come lui, che fanno il cosiddetto lavoro sporco, sono sempre meno sotto i riflettori, ma sono quelli là che danno più contributo al match. Per quanto riguarda la coppia, stasera ha dimostrato ampiamente di essere una coppia, forse la coppia più forte del Jack. Resta da vedere se qualcuno riesce poi a dimostrare qualcosa in più. Sembra un'equazione perfetta in cui, cambiando il risultato, cambiando gli addendi, il risultato non cambia. Infatti escono Foglie e Tortora, entrano Fornaro, Esposito, chiunque riesce a dare il meglio in questo Borussia Dortmund. Magari ci sono dei meriti anche da parte di mister Spina? Ma guarda, mister Spina dà sempre la carica giusta, anche lui dovrebbe essere in campo, però è bloccato da un infortunio, speriamo di vederlo al più presto in campo. E Fornaro va vicino alla rete, che frutta un calcio d'angolo su cui Peccerella innesca un sinistro molto molto importante, terrificante, questo sinistro impattato poi dai nerazzurri sugli sviluppi. Ennesimo calcio d'angolo, ripartenza dell'Inter, ripartenza un po' lenta in verità, disinnescata con molta perizia dalla difesa giallonera. Ritornando a mister Spina, in genere si profila un ruolo di giocatore allenatore un po' alla Vialli degli anni inglesi, sì, oserei dire. Sì, assolutamente, ricordiamo Gianluca Vialli in quell'occasione, in quel Chelsea, era collaborato da vari Flo, da vari Hasselbaink, giocava, allenava, aveva la giusta grinta, la giusta tecnica per fare entrambe le cose, e credo che Spina a suo modo possa fare entrambe le cose anche in questo magico Borussia. Ed è veramente un magico Borussia che sta smistando bel gioco e sta anche
divertendo gli avventori del trofeo Jack per questa Super Jack Cup 2014. Intanto è anche tornato in campo Gonippo, che prova a liberarsi al tiro. Pecerella allarga per Esposito. E per il signor Tufano Vincenzo dell'SD Campionato dell'Avvocato basta così, terminano le ostilità e il Borussia Dortmund si laurea campione di questa Super Jack Cup 2014. Il primo atto contro l'Inter lo fanno proprio i gialloneri. Hanno dimostrato indubbiamente di essere la squadra più forte. Per quanto riguarda il migliore in campo sicuramente Felice Tortora, autore di 6 o più reti. Felice Tortora, autentico mattatore di questa sfida, e i gialloneri riescono a fare propria la Super Jack Cup 2014. Secondo te che peso specifico potrebbe avere nel prosieguo della stagione questo primo atto conquistato dai gialloneri? Guarda, sicuramente da fiducia, da voglia di continuare a vincere, di continuare a giocare bene, di continuare a divertire chi è appassionato di questo Borussia. Voglio spendere una parola per il migliore in campo, Tortora Felice, che è stato molto bravo, è stato molto freddo lì davanti, ha messo a segno tante reti, però metà del suo premio di migliore in campo va indubbiamente a Felice Foglia, che gli ha confezionato più di un assist. E termina qui la Super Jack Cup. Ricordiamo che il Borussia Dortmund ha vinto col punteggio di 12-1 contro l'Inter, facendo propria la Super Jack Cup. Dal Maracanà, linea alla regia.